Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mutant Year Zero Road to Eden. Speriamo di averlo detto bene, non li dico mai bene i titoli. Quindi sì, dai, andiamo avanti. Oh, ma c'è qualcos'altro di buono qua. Bene, ah, sto gioco non è male, le strategie a me piacciono finché riesco a avere una strategia che non sia opprimente, nel senso che il gioco non si faccia così tale da essere veramente molto tedioso. Va bene, andiamo avanti. Per adesso mi sto divertendo. Ho abbastanza rottamio, tante cose, ma non ho capito ancora dove le vedo. Queste cose. Me le dirà da qualche parte. Vediamo. Non mi dice niente. Vabbè, me le dirà. Non, in alto ho un indicatore di 100 rottami. Un 1, 25 proiettili. O 25 pezzi di arma, penso. Sì, Of penso che course the sia così. world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. In pratica è successo che il mondo è The stato Ark is devastato da. humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the zone and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the stalkers come back from the zone alive, the Ark survives another day. If the stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Accidenti, che storia bella, mi è piaciuta. Veramente molto molto bella. Vediamo se il gioco rispecchia questa storia al massimo. Vediamo, no, mi piace, è una bella fatta bene. Vediamo un po'. Wow. La grafica è anche Home fatta sweet bene. home. The elevator's up ahead. Ok. I dintorni dell'arca, bellissimo, noi praticamente dobbiamo tornare là. Beh, è stata bella la storia, mi è piaciuta. Tanto non ve la sto a raccontare, c'era scritto lì. Quindi è inutile che vi racconti quello che abbiamo appena letto. Tieni premuto le T per vedere la panoramica della zona. Non vi fai vedere la panoramica, fai vedere i punti di interesse. Panoramica è un'altra cosa. Perché così. No. Vabbè, non importa, dai. Che sia tutto bene o male, o che volesse intendere qualcos'altro, non lo so. Ok, andiamo pure avanti. Abbiamo preso altri 104. Siamo Whoa, totali. hold up. Got two ghouls hiding over there. Think they want to hitch a ride on our elevator. Forget that. Let's sneak around and see if there's any others. Va bene, ci vado, non ti preoccupare, ma fammi prima controllare se vi è qualcosa qui nei paraggi. Allora, controlliamo bene perché veramente può essere dappertutto. Oh, cacchio. Sono lì. Adesso vengo anche da voi, non vi preoccupate. Vi faccio un bel salutino.
E vediamo un po' cosa succede. Allora, vediamo qui cosa c'è. Se c'è qualcosa effettivamente. Ah, potevo entrare anche da lì, la figura di merda. Ok, lo sapete che a me piace esplorare, ragazzi. Esplorerò sempre in tutti i giochi. Sono fatto così, mi dispiace, ma l'esplorazione per me è l'anima di moltissimi giochi. E comunque paga quasi sempre. Ok, fammi 8. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Ok, io farei così. Allora, non ho capito bene dove sono tutti quanti. Tanta roba qui. C'è una luce. Oh, Molotov. Molotov mi piace. Ok, cosa c'è qui? Biglietto della persecutrice Clara. È davvero un peccato barattarlo. È veramente un peccato barattarlo. Delta ci avrebbe sicuramente garantito lo sconto promesso. Questo è quanto. C'è una scintillatrice a ovest del serpente di ferro tra le rovine metalliche. Era uno di quei dispositivi che servivano a fondere insieme a varie cose, ma come sempre la fortuna è cieca. Ma la Iella ci vede benissimo, quello è una cosa risaputa. Perciò questi bastardi dei ghoul che si appostano nelle rovine ci hanno beccato e saccheggiato prima che potessimo prenderlo. La prossima volta fuggirete, cari ghoul. Clara la persecutrice. Ok, va bene, ho capito tutto. Rottami. Oh, buono. Cosa c'è qui? Apri la cassa. Vediamo cosa c'è, dimmi qualcosa di silenzio, ti prego. Un cappello. 25% extra a portata di armi. Quindi arriva ancora più lontano. Ottimo, visione militare a tattica usata nel conflitto di segretezza definito poker. Questo indumento alla moda riduce i riflessi della luce, assicurando un bonus portata a chi lo indossa. Modox lo storico. Questa gente hanno modo tutto loro di vedere le cose. Vediamo un po' di metterlo. Elmo, vai così, grande così, mi è piaciuto. Ok, non c'è nient'altro, quindi usciamo. Lì c'è qualcosa, però vorrei vedere effettivamente se qui attorno c'è qualcosa, perché non è la prima volta. Oh, no, scusatemi, che attorno agli edifici c'è qualcosa, quindi vorrei vedere un attimo se c'è qualcosa. Non mi sembra di vedere niente, a parte i nemici. Posso andare anche di sopra, e sarebbe meglio, perché è una cosa rialzata, una zona rialzata. Io avevo visto un rottame qui, l'ho visto male. Box opens. We go in the box. Box goes in the ark. We take their food, we take their guns. Mutants in the ark. Too many, too many. Sì, è meglio che vado di sopra, dai, ho già capito. Dopo guardo per bene i rottami, dove possono essere. Allora, arrampicati. Vieni Boromir, vieni con noi. Vediamo che succede. Sperando di non cadere di sotto. Però non vedo niente. Peccato. Se si avvicinasse non sarebbe malo. Perché farmi arrivare qua se poi non posso fare niente? È un po' cattiva la cosa. Vediamo se accendo un po', magari gli faccio venire, no, per carità. Mi dispiace, non posso farci molto. Se gli punto la torcia, vengono? No. Ecco Rotame, vedete? Sapevo che ce n'era uno. Va bene, andiamo pure via, speravo di poterlo usare. Non mi fai scendere. Ah, ti butti giù così proprio di impeto. Va bene, andiamo pure a prendere quel Rotame. Vediamo cosa ci aspetta. Lui dovrebbe essere da solo, vai. Andiamo qua così. Se è da solo forse ce la facciamo, ragazzi. Vediamo così. Così mi vede, così mi vede, così non mi vede. 100% critico, vai. E vai, vai. Perfetto, grande così. Oh, e non ha visto neanche niente. Mi fa piacere. Perfettico, va che è andata bene. Vecchio rottame. Vediamo se c'è qualcos'altro. In effetti sì, ma sono troppi. E quindi per il momento me la svigno. Vado a recuperare quello che ci ha lasciato il tipo. Boromir, vieni con me. E poi ci sono altre cose interessanti. Vediamo cosa mi ha dato. Componente per arma, ottimo. E questa è un'altra componente per arma. Ottimo, non vedo l'ora di potenziare queste armi. Oh, guardate, c'è qualcun altro ed è da solo. Vai. Non vedo niente. Allora, vediamo un punto che non mi veda.
sembra che mi vede così. Perché ecco, l'unico punto è qua che non mi vede. Ok, facciamo così. E così. Grande così, mi sei piaciuto. Ok, bene, è stato bello, dai. Ok, back me up. È quello che dico anch'io. Ok, andiamo a vedere un po' cosa ci dà. Componente per arma, ma mi fa tanto piacere. Prima di andare là vorrei illustrare meglio, perché comunque ci sono altri due che vorrei uccidere. Perfetto. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Queste luci non mi piacciono. Voglio vedere se c'è qualcosa di buono. Questo è un coso. È un coso interessante, vero? Molto interessante. Un coso. Oh, c'è una cassetta. Però devo andare di qua. Vediamo cosa ci dà. Prize time. Andiamo. Wow, un'armatura. Armatura più 1, punti salute più 2. Giubba del persecutore. Oggetto molto frequente nella zona, spesso rinvenuto sul cadavere dei persecutori, da cui prende il nome. Questa armatura leggera è flessibile e consente di muoversi agevolmente, anche se non offre chissà quale protezione. Ma io sono molto felice e la vorrei anche prendere. No, scusate, ho sbagliato. Ho sbagliato di nuovo. La metterei qua. Più 2 punti ferita mi fanno comodo. Tanto. Eh sì sì. Vai 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 così. Qui c'è altra roba. Grande così. Vai così. No no no, bello bello. Mi piace. Mi piacciono ste cose. Allora ci sono altri nemici? Oh sì 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 sì. Qui ce ne sono due. Purtroppo non si allontanano. Dovrei ucciderli, perché comunque mi offre dell'esperienza. Vediamo un po' se uno lo posso mettere qua. Nasconditi. E tendiamo imboscata. Allora, devo mettermi in un punto dove non mi vede. Lui ha 75% di critico. Se io lo mettessi qua, che comunque mi vede, però un 100%. Se vado, perdo la sorpresa. 50%. Così non mi dovrebbero vedere. 50 è un po' poco. In effetti è poco. Così, vediamo qua. 50. Vai, facciamo così. Non mi dovrebbe... Strano che... Non mi dà segnale che mi vede. Non me lo dà il segnale. Proviamo. Ok, vai. E facciamo... attiva l'unità per farla entrare in combattimento. Attiva. Ok, vediamo un po'. Spariamo alla grande. Grande così. E lui non ha capito da dove viene. Ed è stocco a Boromir. Se si dà la mossa. Il nemico ha sentito. Ho capito che ha sentito, ma non ha visto niente. Quindi, a meno che non vada non riesco a capire col joypad come andare qua. Vada un po' più vicino per fargli più danno. Però comunque mi vede, perché lui così non mi ha visto. Però dava un 100% così. E quanto gli faccio? Dai, proviamo così, perché ho paura che sennò danni 5. 100% critico, forse così ce la faccio. Colpo critico 8, dai dai, facciamo così. Andiamo così. E almeno sono più tranquillo, tanto lui ci ha visti e non c'è niente da fare. Vai. Ah, se n'è andato, bastardo. Ah no, così non va bene però, cazzo. Tu mi, è il mio turno, mi devi far fare qualcosa. Testa di cazzo che sei. Ok, allora 100%. Vai, cammina. Adesso ti sparo però, brutto stronzo. Ok. Spara. Vai. No, non è morto. Cazzarola. Allora, qua non ci arrivo io a prenderlo, vero? Allora, forse ci arrivo, eh. Vediamo se riesco a ricaricare. Cosa mi fai? Forse, dai. Proviamo. Ah, ce l'ho fatta, meno male, dai. Meno male, meno male. Mi dispiace aver perso dei punti con lui, ma non pensavo che effettivamente lui non spara, non desse la possibilità di sparare. Wow, mirino, più 20% di cosa portata armi. Questo è molto interessante. Se li metto quella che incendia e quella che ha il potenziamento di mirino, mi è interessante. Puntatore che
risale una guerra. Va bene, sì, dai, sono tutte cose interessanti. Allora, vediamo di mettere due punti. Lui cosa fa? Aumenta la resistenza fisica facendo guadagnare due dal raggio di movimento. Mi interessi parecchio. Mi interessi parecchio, perché questo cosa fa? L'abilità di creare. No, mi interessano quelle passive per il momento, grazie. Ok. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi sei piaciuto. Ok, adesso andiamo a lui. E lui ha due punti, io lo darei con questo. Vai. Oh, sì, perché questo mi interessa. Andiamo così. Ok. Bene, dai. Sono abbastanza contento. Ok, andiamo pure. Mi dispiace aver perso la vita con lui, ma amen, sono cose che capitano. Qui siamo entrati, non mi ricordo. Era quello dove c'era la radio, ok. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. E vediamo di perlustrare un pochino meglio, perché qui c'è qualcosa, in effetti. Ok, rottami. Più rottami prendo, meglio è. Da qui siamo venuti. Da qui si può andare. Si può andare. Allora, fatemi vedere, perché devo capire bene, perché non mi ricordo già più. Ho giocato poco fa. Sì, ok. Sono andato, perché c'era il container blu. Quindi andiamo avanti. E speriamo di non prendere più danni, perché mi è dispiaciuto un pochino. Spero si rigeneri in automatico in qualche modo. Avevo letto che si rigenerava ogni fine battaglia del 50%, ma non so in cosa intenda per 50%. Perché mi sembra che abbia la stessa energia di prima. Vediamo un po'. C'è qualcos'altro? No, da qui siamo venuti, non c'è niente. Non c'è nulla. Quindi andiamo a proseguire per dove dobbiamo andare e sì. Mamma mia, che tensione. Devo andare verso l'arca, veramente. Non di qua. Di qua cosa c'è? Che vedo farfalle, niente. Non c'è nulla. Non c'è niente. Non c'è niente di niente. Nulla. Di qua andiamo via, vero? Avamposto orientale. Ok, andiamo pure via. Andiamo verso l'arca. Lì c'è qualcosa, però non so come andarci in questo momento. Non so come entrarci qui dentro. Ci vuole una chiave. Va bene, dai. Adesso ho capito tutto quello che c'era da capire. Andiamo verso l'arca. C'è un altro posto, effettivamente, lì. Che dice che non sappiamo cosa sia. E vorrei vederlo, visto che ci sono. Ritorno all'arca, è l'obiettivo principale. Questo qui dice che c'è qualcosa. Vorrei vedere effettivamente cosa, di cosa si tratta. Qui non siamo ancora andati. Perché qui si va verso l'arca, ok. Vediamo cosa c'è di qua. Cosa effettivamente c'è di qua, ma penso dubito di poter entrare perché ci vuole la chiave, vero? Serve una chiave, va bene, dai, a posto. Possiamo andare verso l'arca, dai. Oh, che pazienza. Ce l'abbiamo fatta, è stata un po' dura. No, nasconditi no, perché dovrei nascondermi? Guardo se c'è qualcosa. Perché qua effettivamente non ci sono stato. Però non mi sembra di vedere niente. Quindi possiamo tranquillamente andare all'arca. E vediamo che succede. Cara arca, ti scrivo, adesso entriamo. Ok, ce l'abbiamo fatta, bene. Spero mi rigeneri un po' di vita, mi piacerebbe. E adesso leggiamo cosa ci dice. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Hammond? Everyone in the Ark knows Hammond. Respects him. He's our lead, Gearhead. Going farther into the zone than anybody else. Bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running. How to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. Ah, interessante. Quindi è importantissimo. Elder says three nights ago Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Ducks never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. Bene. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin. Search for clues. Then find Hammond and bring him back alive. The fate
of the Ark depends però, on it. Però, un peso niente, non è indifferente sulle spalle. Bene, bene. Andiamo a fare questa missione. Vediamo cosa succede. Ma se mi fai fare qualcosa... No, deve caricare. Adesso ci salutiamo, ragazzi. Ok, quindi io all'arca non ho potuto fare niente. Oh, ok, questa è l'arca. Bene, ragazzi, allora vediamo nel prossimo episodio, così ci potenziamo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare. E niente, io vi invito, come al solito, a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto da Shiva. Ciao, ciao!